Siamo arrivati al dunque, stasera si inaugura la 27esima edizione di questo benedetto, maledetto, amato festival. Un festival che, come dice il nostro slogan, i film che cambiano la vita. Siamo sempre speranzosi che i film possano cambiare la vita a qualcuno, sarebbe necessario. Comunque, 140 film sparsi nelle varie sezioni, si parte stasera appunto con la serata di inaugurazione madrina Chiara Francini, ospite d'eccezione Arisa e tanti altri ospiti ovviamente, oltre a noi, perché noi siamo comunque ospiti speciali dopo aver organizzato, realizzato l'ennesimo bellissimo festival. Dicevo 140 film sparsi nelle varie sezioni, le tre sezioni concorso, lungometraggi, documentari, cortometraggi. Quest'anno c'è un altro nuovo concorso, chiamiamolo così, che si chiama Queer Award, e cioè cos'è questo nuovo premio? Un premio che trasversale nelle varie sezioni, film realizzati da giovani, per i giovani, con una giuria giovani. La giuria è composta da studenti dello IED di Torino, e le altre sezioni sono, c'è un bellissimo focus sugli anziani, quelli come me, e un'altra sezione che si chiama Forever Young sui giovani, e quindi i giovani, le nuove realtà, le nuove generazioni, il nuovo cinema, soprattutto a partire da quello ovviamente. C'è il focus lesbian romance dedicato alle donne ovviamente, ma non proibito agli uomini, perché comunque i bei film sono fatti sia dagli uomini che dalle donne. E il focus a cui teniamo un po' di più è quello su sport e omosessualità, l'ultimo tabù. Non è l'ultimo in Italia, perché in Italia di tabù ce n'è ancora tanti, anche il nostro festival resta ancora un tabù per qualcuno. E forse questo, sport e omosessualità, magari potrebbe succedere che durante il festival un famoso calciatore venisse al festival a fare coming out. Non si sa mai, visto che lo slogan è i film che cambiano la vita, magari qualche sportivo italiano potrebbe farci questa sorpresa. Non ci speriamo molto. Dicevo appunto, 140 film sparsi nelle varie sezioni, per tutti i gusti, quindi sparsi nelle varie sezioni con vari temi, ma comunque per tutti i gusti, rispetto al pubblico, rispetto alla critica. C'è da divertirsi, c'è da pensare, per tutti. Cosa fate a casa? Venite per 7 giorni a Torino GLBT Film Festival, la 27esima edizione.